Allora, buongiorno ragazzi, adesso vi faccio questa video lezione relativa al minimo comune multiplo, okay, che avevamo già visto in classe. Allora, vediamo un po' che cos'è il minimo comune multiplo tra due o più numeri. Abbiamo già visto il massimo comune divisore, e abbiamo pesato le parole. Che cos'era il massimo comune divisore? Il massimo comune divisore era dunque il massimo, quindi il più grande, comune, quindi che andava bene a tutti, divisore. E quindi doveva essere un divisore comune a tutti i numeri presi in considerazione. Allora, per quanto riguarda invece il minimo comune multiplo, che cosa possiamo dire? Che il minimo comune multiplo tra due o più numeri è il multiplo, quindi non più il divisore, ma il multiplo più piccolo comune ai numeri considerati. Allora, facciamo un esempio, come al solito, per capirci. Voglio trovare il minimo comune multiplo tra 6 e 4. Allora, che cos'è? Cosa sono i multipli di 6? Quali sono i multipli di 6 e i multipli di 4? Vediamo un po'. Attenzione, l'operazione che stiamo facendo è quella di determinare questo, il minimo comune multiplo tra 6 e 4, tra questi due numeri. Cioè il multiplo comune a 6 e 4, ma il più piccolo possibile. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dunque, prima di tutto, dobbiamo andare a vedere, per adesso non sviluppiamo nessun metodo, proprio vediamo il metodo tradizionale, vediamo quali sono i multipli di 4. I multipli di 4 naturalmente sono la tabellina del 4, 4, 8, 12, 16, 20 e così via. Vedete che vado avanti, dopo il 40, 44, 48, 52, ricordandovi che i multipli, a differenza dei divisori che sono un insieme finito, i divisori di un numero, i multipli di un numero sono un insieme infinito, cioè io questa tabellina del 4 la posso continuare infinitamente. E lo stesso discorso vado a vedere i multipli di 6, che sono la tabellina del 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e così via. Ora, questi sono i multipli di 4 e questi sono i multipli di 6. Quali sono i multipli in comune a 4 e 6? Beh, andiamoli a vedere. Innanzitutto vedete il 12 che è presente sia qua che qua. Poi abbiamo il 24 che è presente, vedete, qui e qui. Ok? Poi cosa abbiamo? Abbiamo il 36, eccolo qua, che è presente qui e qui. Ok, abbiamo il 48, vedete, eccolo qua, 48 è presente qui e qui, e qui mi fermo, però se andassi avanti con le tabelline ne potrei trovare altri. Vedete che questi, 12, 24, 36, 48, sono presenti sia nei multipli di 4 che nei multipli di 6, quindi posso dire che sono i multipli comuni a 6 e 4. Ma qual è tra questi il minimo, cioè il più piccolo? Il più piccolo è 12, quindi il minimo comune multiplo tra 6 e 4 è 12. Ora, state attenti perché qui ci possono essere anche dei problemini abbastanza, come dire, un attimino non semplicissimi in questo senso per quanto riguarda il massimo comune diviso, il minimo comune multiplo. Guardate, vi faccio un esempio di un problema che vi può capitare. Noi abbiamo una società sportiva e sappiamo che in questa società sportiva ogni 3 anni viene nominato un cassiere e ogni 5 anni viene nominato un direttore. Ok? Quindi praticamente ogni 3 anni la carica di cassiere viene data ad un altro e ogni 5 anni la carica di direttore viene data ad un altro ancora. Nel 2018 sono stati eletti entrambi contemporaneamente. Adesso, cioè è un anno in cui sia il direttore sia il cassiere sono stati eletti. Ora, in che anno lo saranno di nuovo eletti contemporaneamente? Vedete, se io considero il cassiere, per esempio, se il cassiere, allora, cassiere, se il cassiere viene eletto ogni 3 anni, quindi cosa avremo? Avremo 2018 è stato eletto, poi che cosa avremo dopo 3 anni? 2021, dopo 3 anni 2024, ok? Dopo 2 anni 2020, dopo 3 anni, scusate, 2027, nel 2030, nel 2033, nel 2036 e così via, nel 2036 e così via, ok? Queste sono praticamente le nomine del cassiere e le nomine del direttore invece, il direttore abbiamo detto ogni 5 anni, quindi il direttore abbiamo detto nel 2018 è stato eletto, passano 5 anni, andiamo nel 2033,
giusto? Nel 2023, altri 5 anni nel 2028, altri 5 anni nel 2033, altri 5 anni nel 2038. In che anno quindi saranno eletti di nuovo contemporaneamente? Beh, vedete, se io vado a vedere i multipli in questo senso per quanto riguarda il cassiere, per quanto riguarda il direttore, quello che è più, diciamo, prossimo al 2018 è il 2033. Nel 2033 queste due figure saranno rielette contemporaneamente. Ok? Andando avanti nel tempo, poi saranno eletti di nuovo contemporaneamente, ma questo è il valore più vicino, cioè il minimo più vicino al 2018. Esiste un sistema per trovare il minimo comune multiplo tra due o più numeri? Beh, sì, esiste senza dubbio, che è il metodo della scomposizione in fattori primi. L'avevamo visto per quanto riguarda il massimo comune divisore, adesso lo vediamo per il minimo comune multiplo. Facciamo anche qui un esempio. Abbiamo due numeri, 42 e 49, voglio trovare il minimo comune multiplo. Capite che qui non posso fare, cioè fare come ho fatto prima, cioè trovare la tabellina del 42 e la tabellina del 49, non è una cosa così semplice, perché insomma è un attimino complicato come tabellina. E allora che cosa faccio? Prima cosa, si scompongono i numeri in fattori primi. Vedete, 42 lo scompongo in fattori primi, 2, 21, 3, 7, 7, 1. Il 49, anche qui scomposto in fattori primi, è divisibile per 7, con il risultato 7, che è un numero primo, diviso per 7, quindi scriverò che 42 è dato da 2 per 3 per 7 e 49 è 7 al quadrato. Ora, detto questo, si moltiplicano tra loro, scusate, ho sbagliato, tracchete, si moltiplicano, la seconda cosa che devo fare, si moltiplicano tra loro i fattori comuni e non comuni presi una sola volta con l'esponente più alto. Attenzione, nel massimo comune divisore prendevo solo i fattori comuni con l'esponente più basso e li moltiplicavo tra loro. Qui invece devo prendere i fattori che compaiono nella scomposizione dei due numeri, comuni e non comuni, li devo moltiplicare tra loro così come con il massimo comune divisore, presi una sola volta però con l'esponente in questo caso più alto. Allora, vediamo un po'. Come fattori comuni che cosa abbiamo? Come fattori comuni qui, tra queste due scomposizioni di 42 e di 49, abbiamo il 7. Vedete, qui abbiamo un 7 al quadrato e qui abbiamo un 7. Questo è un fattore comune. Ma, attenzione, quale dovrò prendere? Quello con l'esponente più alto, 7 al quadrato. E poi devo prendere anche i fattori non comuni, i fattori non comuni sono il 2 e il 3, quindi dovrò moltiplicare 7 al quadrato per 2 per 3, 294. Questo è il minimo comune multiplo tra 42 e 49. Vi faccio notare una cosa, se io avessi chiesto il massimo comune divisore tra 42 e 49, voi avreste dovuto prendere solo i fattori comuni presi una sola volta con l'esponente più basso, quindi avrei dovuto prendere solo il 7. Ma quali dei due? Il 7 al quadrato o il 7? Il 7 alla 1, quindi il massimo comune divisore è 7. Chiaro, è il divisore più alto, più grande, tra 42 e 49. Altri due esempi, magari eccoli qua, qui abbiamo ma devo trovare il minimo comune multiplo tra 120 e 125. Che cosa faccio? Scomposizione, anche qui vedete in fattori primi, vi ricordo il 120 finisce per 0, quindi posso mettere qui 2 per 5 e qui togliendo lo 0 rimane 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1 e il 125 è 5 alla terza. Vedete? Eccoli qua, questa è la scomposizione dei due numeri. Per trovare il minimo comune multiplo prendo i fattori comuni. I fattori comuni sono 5 alla terza, 5, ma tra questi due prenderò quello con l'esponente più alto, quindi 5 alla terza. E poi prenderò i fattori non comuni. I fattori non comuni sono il 2 alla terza e il 3, che dovrò moltiplicare ancora tra di loro. Il risultato 3000. Provate a pensare, quindi il minimo comune multiplo tra 120 e 125 è 3000. Provate a pensare a fare la tabellina del 120 e del 125 per arrivare fino a 3000, insomma diventava complicato. Quindi vedete che questo metodo è più rapido. Qui abbiamo un altro esempio, minimo comune multiplo tra 8, 24 e 56, tre numeri. Allora, è la stessa cosa, 8 è 2 alla terza, vabbè, questo è facile, 24
2 alla terza per 3 e 56 2 alla terza per 7. Come potete osservare, nella scomposizione in fattori primi il 2 alla terza è un fattore comune, tra l'altro è sempre e solo 2 alla terza, quindi va benissimo, lo prendo, questo qui, 2 alla terza, lo prendo una volta sola, eccolo qua, e poi prenderò anche il 3 e il 7 che sono i fattori non comuni, 3, 7, quindi 2 alla terza per 3 per 7, 168. Se vi avessi chiesto, attenzione, se vi avessi chiesto di trovare il massimo comune divisore invece tra 8, 24 e 56, avrei dovuto prendere, allora, massimo, scritto malissimo, ma va bene, tra 8, 24 e 56, avrei dovuto prendere solo i fattori comuni, presi una sola volta con l'esponente più basso. Ma capite che qui c'è solo 2 alla terza, 2 alla terza, 2 alla terza, quindi avrei detto 2 alla terza uguale a 8. Questo è il massimo comune divisore, mentre questo è il minimo comune multiplo.